Ciao raga, bentornati alla Boulder Factory Climbing Class, come state? Bene, bravissimi. Quanto tempo è che non porto avanti questo format? Devo dire abbastanza. Purtroppo non sto riuscendo a fare più di un video alla settimana, un video e un reel alla settimana, perché troppe cose da fare. Come sapete, sto andando avanti col montaggio di questo grosso progetto, sto facendo mille altre cose, non ce la faccio e non riesco a trovare il tempo proprio materiale per registrare video per YouTube. Cerco comunque in modo e maniera di mantenere vivo il canale. In tutti i modi, perché ci tengo, ovviamente. Però, ecco, queste sono le tempistiche, purtroppo non posso fare di più. Metteteci pure che sono super raffreddato. Infatti, se sentite questa voce nasale, è perché sono andato a scalare in questo weekend, nonostante il caldissimo, mi sono preso di tutto. Ho una bruttissima epicondilite diagnosticata dal nostro Filippo Oliva. Niente, pensavo fosse tipo che mi stesse cadendo il braccio e che stesse per esplodere in mille brandelli, invece niente, è un'epicondilite che però me la sta menando e vabbè, spero che non mi rompa le palle per più del necessario, visto che volevo andare ad arrampicare quest'estate al fresco a fare qualche blocchetto come si deve, però vabbè, niente, mi sto sfogando un po' con voi perché è un momento un po' così. È nato il podcast su Spotify di Boulder Factory. Sì, da prima ho iniziato a caricare gli audio di alcuni video che secondo me potevano essere compatibili e trasferibili sull'altra piattaforma, pensando nel contempo a un possibile format poi da sviluppare mano a mano che passa il tempo, dedicato esclusivamente a Spotify. Ho già caricato una puntata dedicata esclusivamente al podcast. Se vi va di ascoltarla, magari ve la lascio linkata qui sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Devo dire che mi diverto anche perché tanti video che si fanno qua sul canale effettivamente possono anche essere soltanto ascoltati. E ho detto, ma perché no? Proviamoci. A me piace parlare e sti cazzi. Oggi volevo affrontare un argomento che è veramente molto diffuso in arrampicata e a parer mio è anche molto difficile da comprendere, nel senso che è molto personale, dipende dall'atteggiamento, dall'attitudine caratteriale di ognuno. È molto vario, ovviamente, perché ognuno esprime la sua in quanto è prettamente una sensazione, una percezione personale, che però è super indelebilmente legata a questa attività. È proprio indiscutibilmente inseparabile. Sto parlando del nodo mentale. Ti è mai capitato di rimanere tanto tempo arenato su un passaggio? Di cadere sempre nello stesso punto per mesi? Ti sei mai chiesto perché spesso non passiamo nonostante tutto? Proviamo ad affrontare questo argomento insieme. Il nodo mentale, ne avete mai sentito parlare? Nodo mentale è una frase ritradotta da noi climber, dagli scalatori in generale, che cercano di ricondurre una motivazione che è strettamente legata alla propria emotività, all'insuccesso pratico, quindi al non riuscire a fare una via, un blocco, un passaggio di qualsiasi tipo e percepire a livello intimo, personale, ma anche estetico. Quindi dando un'evidenza agli occhi di chiunque, di cadere, di non riuscire semplicemente perché ci si pone a livello personale con un atteggiamento totalmente sbagliato. Perché fisicamente ci siamo, fisicamente siamo allenati, siamo ben al di sopra delle potenzialità che stiamo esprimendo, possiamo fare molto di più rispetto al grado in cui siamo arenati, ma caspita, non ci riusciamo. Caspita, continuiamo a cadere nello stesso punto. Ve lo siete mai chiesti perché? Ora, tenete sempre bene a mente che tutto quello di cui si discute sul canale sono opinioni personali. Ovviamente la psicologia nello sport è un argomento molto difficile, rispecchia sempre ciò che siamo a livello caratteriale. Non pensiate che sia così tanto slegato lo sport, quindi l'affrontare una difficoltà con la vita reale. E spesso si fa anche l'errore di dividerle come se fossero due attività totalmente slegate che non dipendono l'una dall'altra. Ciò che siamo nella vita, come reagiamo sul lavoro, come reagiamo alle varie difficoltà in generale,
lo saremo anche nello sport e farà la differenza tra arrivare sul gradino più alto del podio e invece ultimi in classifica. Con questo io non voglio assolutamente fare una classifica interna e stabilire chi è il migliore e chi no. Semplicemente sottolineare che ognuno ha il proprio percorso e spesso si fa l'errore personale di paragonarsi agli altri. Perché? Perché ognuno percepisce la realtà dei fatti, o la realtà, mettiamola tutta, universale, a proprio modo. Non scordatevi mai che siamo effettivamente, di fatto, dei piccoli universi che percepiscono il mondo a modo proprio e nessuno ci può dire diversamente. Perché secondo me è un po'... Io mi rimprovero sempre, che sono assolutamente feticissimo nei miei confronti, ma è un principio inverso di... presunzione per quello che mi riguarda, nel senso che è come se pretendessi di farli veloce, no? E allora dico, mica non sono disposto a sacrificare sessioni e mica e crederci di brutto perché, che ne so, ho in testa che le devo far veloce, perché chi te l'ha detto che le devi far veloci, bro? Devi sudarle, porca trova, devi crederci. Sì, quello di farle veloce è un'altra cosa che io noto molto in me, cioè, poi voglio dire, sono un coglione, però voglio dire, che secondo me è tipo quelli che scalano forte, ma non forte nel senso che scalano tocci, che scalano forte per loro stessi, sì, sì, voglio sì. Dire, poi scalano forte scalando 7 bise. Sì, sì, assolutamente. È la cosa di gettare il cuore allo star, cioè di andare a morte. Io questa cosa mi manca, cioè sempre come se, come tu dici, di farlo rapido, io invece è come se c'è sempre il blocco che devo farlo facile. Sì, lo devi dominare, buono. Cioè se sento che sto tirando è come che dico, ah, c'è qualcosa che non va. Sì, 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 sì. In realtà non è, invece c'è la gente che scala forte e cazzo. Minchia, da, vomita cazzo sui blocchi. Sì, sì, infatti. Ma anche perché è proprio quell'aspetto lì, secondo me, il fatto di sacrificare le sessioni, in più dare tutto, che ti porterà poi ad avere una soglia sempre più alta e quindi fare più facili i blocchi che... Perché se non sei disposto a sacrificarti abbassando la cresta, con umiltà, eccetera, sì, non superi mai, no? I tuoi limiti, rimani ancorato a quello che secondo te dovresti fare. Infatti dimostra quanto sia di testa sullo sport, perché comunque io mi rendo conto che, cioè, comunque sono forte fisicamente, io mi sento forte, no? Però sono, mica, tutto compresso, cioè le tengo tutte, mica, così, come se, mica, me le dovessi portare a casa e non mi diluisco mai, no? Cioè non le doso mai. Madonna! I nodi mentali si manifestano su più fattori, su più livelli. Ora vi faccio un piccolo esempio. Io ultimamente, negli ultimi anni, un po' per logistica, un po' per, non lo so, forse feeling personale, mi sto dedicando molto di più al bouldering rispetto alla falesia. Ma non perché io faccia distinzioni, lo sapete, più o meno sul canale mi sono espresso più volte sull'argomento e non ho mai fatto distinzioni di generi in arrampicata, così come tra gli esseri umani. A me mi fa schifo tendenzialmente tutti questi queste necessità di differenziare e di etichettare sempre le cose. Quindi di fatto a me non interessa, come un po' il genere musicale, lo so che sembra banale, ma a me piace la musica fatta bene, che sia trap, che sia rock anni 70, che sia musica classica, che sia jazz o che sia reggae, non mi interessa. Quindi il boulder in questo momento della mia vita mi dà quel qualcosa che, boh, non ve lo so spiegare, e per cui effettivamente in questa fase riesco a sentire di riuscire a esprimermi meglio. Ecco, la testa, le magagne mentali subentrano quando dico, caspita, però mi manca un sacco andare in falesia, allora magari torno, dopo tanto tempo che non metto l'imbrago, e effettivamente, lo sappiamo tutti, quando non si va da un po' in falesia, ci si ritrova un po' in un ambiente mezzo sconosciuto, in cui ci si chiede che caspita si stia facendo e perché, chi ve l'ha fatto fare, no? Quindi, vabbè, double check, tutto perfetto, ok, nodo a posto, grigri a posto, si parte, poi però inizi
chiodo, fai, provi, poi magari provi qualche via un pochino più difficile, quindi provi eccetera, e ti rendi conto che effettivamente le stai tirando 10.000 volte di più. Ecco, questo è uno degli esempi in cui la testa, fuori dal proprio contesto, inizia a farti lavorare male fisicamente, ed è una chiara dimostrazione, però è molto facile da comprendere. Non si va da tanto, si ha, come dire, un'aspettativa di un certo tipo, magari ci si caga addosso perché non si ha più quella scioltezza, quell'abitudinarietà anche soltanto nel cadere, nel lasciarsi andare. Prima di cadere devi dire 10 volte vengo al tuo assicuratore, perché hai paura che se ne sia andato al bar, e quindi sei un po' lì teso e le tiri e lo capisci, il tuo cervello sta lavorando male, si sta immaginando tutte le cose più disastrose. Questo è un aspetto molto chiaro. Ma cosa succede effettivamente quando la nostra mente lavora contro di noi nell'ambito in cui siamo, tra virgolette, specializzati, oppure che stiamo praticando effettivamente per la maggior parte del tempo in quel momento? Ora voi vi direte, va bene, ok, stai prevalentemente facendo boulder, vuol dire che sul boulder è tutto perfetto. Quando vai sul boulder, caspita, dai il massimo di te. No, un attimo, tra parentesi, capita, ovviamente capita che io riesca a dare il massimo, capita che mi stupisca effettivamente anche di me stesso, perché ci sono quelle giornate in cui convoglia tutto alla perfezione, effettivamente hai la testa vuota, sei sul tuo genere e di fatto hai più possibilità di far centrare tutte le energie, quelle mentali e quelle fisiche, in una prestazione ottimale. Fluidità, respiro, agio, svuotamento di pensieri, perché ricordatevi sempre che i pensieri sono nettamente, innegabilmente contrapposti all'azione. Più si pensa, più non si agisce. Più si agisce, più non si pensa. È sempre così nello sport, lo sarà sempre. Fatevene una ragione. Quindi succede quel momento che convoglia tutto e via, si sale, quasi non ci si ricorda come si è riusciti, quasi in uno stato di trance ci si ritrova in cima e, increduli di ciò che si è fatto, ci si chiede se siamo stati effettivamente noi gli artefici della salita, e in preda alla soddisfazione vi innamorerete ancora di più di questo sport e di quello che riesce a regalarvi in quei momenti, perché è bellissimo, è pura essenza della vita. Però no, non è sempre così. Succede anche di arenarsi nel terreno sul quale siamo specializzati. E come mai? Perché magari abbiamo la coscienza di arrivare a quel passaggio specifico che ci crea più difficoltà. E questo è di nuovo l'altra faccia della medaglia della nostra mente che ci rema contro. E così come funziona in termini più visibili quando andiamo a provare qualcosa su cui non siamo a nostro agio, succede che quando noi creiamo un'aspettativa di noi stessi e quindi di fatto proiettiamo il modello di ciò che pensiamo succederà nella pratica, effettivamente quella cosa succede. Se noi sappiamo che lì ci siamo caduti 100 volte, avremo sempre più paura che risucceda, e il problema del pensarci ci creerà un'aspettativa negativa sempre maggiore. Non riusciamo a discostarci dai nostri pensieri, diventa un rimuginio, lo facciamo, e quindi c'è questo passaggio, questo blocco che ha 8 movimenti, sappiamo che all'ottavo movimento abbiamo questa situazione di dinamicità che ci frega un pochino, perché ci arriviamo un pelo stanchi e quindi magari ci arriviamo con un'energia un po' inferiore rispetto a quando lo proviamo singolarmente, ma sappiamo di dominarlo, lo sappiamo, ma ci destabilizza un pochino. Quel passaggio lì l'abbiamo chiuso in mille modi, nel senso sia singolo che attaccato ad altri movimenti, che partendo quasi dall'inizio, se partiamo magari un movimento dopo non ci crea problemi, usciamo benissimo, ma partiamo dall'inizio. Sappiamo che quando partiamo dall'inizio, effettivamente, una volta passati, possiamo decretare il nostro passaggio fatto, chiuso, trascrivibile su tutti i siti del mondo, è pubblicizzabile, e non riusciamo. E di nuovo, imperterrito, per la 500esima miliardesima di volta, cadiamo. Questo è frutto di un'incapacità di allontanarsi da questi pensieri rimuginosi. È proprio questa la chiave. Ovviamente io poi vi darò una mia
possibile potenziale soluzione, è una mia considerazione alla fine del video, ma tenete sempre a mente che di fatto riconoscere già il problema e come funziona è un'indiretta presa di coscienza su cosa bisognerebbe non fare. Ciò che può aumentare anche questi pensieri, questa ansia da prestazione, questo nodo, è la paura di dover tornare. Immaginatevi di il tipico caso in cui si è in vacanza, si hanno 10 giorni e si è andati lì proprio per portarsi a casa una via specifica, un blocco specifico, e sapete di avere quella finestra temporale che magari ricapiterà l'anno dopo. E l'anno dopo, caspita raga, è un anno, cioè ne succedono cose in un anno, e non per essere catastrofici, però uno dice rimandare i tentativi alla stagione successiva delle volte può scazzare e può creare un'inattesa voglia di accelerare un po' i tempi. Ho conosciuto gente, raga, che è arrivata a smettere di arrampicare per questi motivi, in altri casi è arrivata a rinunciare di provare cose più difficili per evitare di incorrere in questo stress. Ed è molto 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 difficile diventare padroni delle proprie paure. Un'altra paura che mettiamo dentro questo minestrone, dentro questo calderone del nodo mentale, è la paura del confronto. L'idea, l'aspettativa che ci facciamo in testa, paragonata eventualmente ad altri arrampicatori che magari noi conosciamo, con il quale noi abbiamo una sorta di competizione, che può essere anche amichevole, che però indirettamente creano un confronto con ciò che magari hanno fatto loro. L'idea che lui l'abbia già portato a casa e la coscienza che in fondo non è così tanto più forte di te, e non te lo spieghi il perché tu ancora in qualche modo non lo so, non ne vieni a capo. Ecco, questo confronto, questo nemico che è impersonificato nel tuo sfidante, ecco, sei solo tu. Sei solo tu nella tua testa. È solo l'immagine che ti stai creando di te che non ti sta permettendo di arrivare in cima senza cadere. Ecco, io tendenzialmente adesso ho fatto un po' una sorta di pseudoanalisi dietro alle varie motivazioni con le quali possiamo incorrere in queste paranoie che si trasformano in un nodo mentale, che non ci permettono di colpire nel segno, di portarci a casa il nostro progetto. Però considerate che ce ne possono essere infinite altre di motivazioni, e soprattutto, come vi avevo accennato anche a metà video, ognuno ha il proprio approccio. Io ho conosciuto grandissimi, fortissimi scalatori, bravissimi scalatori, che in primis avevano un atteggiamento di un rilassato e un controllo sulle proprie emotività che mi ha sbalordito. Non tutti siamo uguali, c'è secondo me chi è più portato a rimuginare e c'è chi meno, e chi lo controlla meglio. Tendenzialmente sono dell'idea che tutti gli scalatori, inteso come tutti gli esseri umani, hanno paura, hanno ansia, potenzialmente l'ansia. Io penso che in primis dovremmo circondarci di gente con un atteggiamento propositivo rispetto a questa problematica, e quindi indirettamente prendere, carpirne l'aurea, quindi assorbire la loro energia rilassata e propositiva e cercare in qualche modo di farla nostra, piano piano, riuscendo a rilassare sempre di più questa fottutissima aspettativa mentale che ci creiamo di noi stessi. E poi un consiglio che mi è stato dato da un carissimo amico, un fortissimo e bravissimo scalatore, che avendo fatto lui tantissime gare e avendo di conseguenza provato emozioni fortissime, perché poi la gara di per sé è l'emblema dell'affronto con l'avversario, anche se poi sulla roccia ce l'abbiamo sempre questo fantomatico avversario che poi si riflette in noi stessi, e di fatto quindi cambia poco se siamo agitati rispetto a quella sensazione là. Però metteteci che in gara effettivamente sono tutti in carne ed ossa, e non dipende soltanto da noi, dalla nostra gestione, ma dipende anche da quanto sono forti gli altri. E quindi niente, questo caro amico mi diceva: io quando mi capitava questa roba, quando sapevo che sarei caduto, mi prendevo per il culo, mi prendevo in giro, mi prendevo poco sul serio, e quindi mi dimmi che stai scalando senza dirmi che stai scalando. Alla partenza iniziavo a canticchiare, a pensare ad altro, a smettere di ripassare i movimenti, perché anche sta roba
respiriamo, no? Ci mettiamo sotto, iniziamo a ripassare tutti i movimenti che sappiamo a memoria perché l'abbiamo provato 3 miliardi di volte quel blocco e lo li conosciamo tutti i movimenti, non è il caso di ripassarli. Quindi smette di ripassare tutto, si prende per il culo, canticchia, fa cose eccetera e saltella. Ecco, da quel momento, probabilmente fuori da ogni aspettativa, la sua mente si rilassa e smette di provare quell'agitazione. È un po' come prendersi da soli in contropiede e quindi magari riuscire inaspettatamente a venire a capo del problema. Bene raga, scusate, ultimamente sono logorroicissimo, parlo tantissimo perché poi mi vengono in mente le cose, mi piace affrontare poi un certo tipo di argomenti, penso che l'arrampicata sia pregna, costellata. Attenzione bene, secondo me è molto più contornata dagli aspetti mentali che dagli aspetti fisici e tecnici. E con questo non voglio dire che gli aspetti fisici e tecnici siano pochi, ma ritengo che l'approccio mentale sia più complesso, sia molto più difficile da gestire, motivo per il quale tanti scalatori meno forti arrivano più in alto. Meno forti, poi è tutto relativo, è anche un discorsaccio da fare, però meno forti potenzialmente in termini matematici. Quanti scalatori fortissimi conoscete nella vostra palestra? Poi ce n'è, in ogni palestra c'è il fenomeno dice, ma come fa a non fare l'8C? Eppure questi non lo fanno. Eppure questi non fanno l'8C quando vanno fuori. Ma non perché siano... io non è che sto invendo contro questi scalatori, perché anch'io ho le mie paturnie. Non pensate che sia... Io, ecco, se mi devo definire, sono uno di quegli scalatori che fa molta fatica a convogliare le proprie paturnie mentali in un'energia positiva. A volte ce la faccio, ma sono rare le volte, ve lo assicuro, sono rare. Sono più le volte che mi rompo le balle mentalmente, che mi faccio i film, che magari io spesso vado ad arrampicare da solo, a far boulder da solo, e quindi mi capita che durante questi sentieri inizio a dire chissà se cadrò di nuovo lì, eccetera. Quindi è per quello che proprio anche ci tenevo a fare questo video, perché lo sento, lo percepisco io come a livello personale, ce l'ho, io ho questo approccio, ma mi piace, io non mi arrendo perché non la vedo come una cosa negativa, semplicemente devo, così come faccio da tanti anni, comprendermi con grandissima dolcezza, senza forzarmi più di tanto, e capire che c'ho dei giorni che non è il mio sport, che basta, non è il mio sport, stop. Nonostante so di avere delle buone capacità fisiche, ne ho, come tutta la gente, di fatto che si allena molto, si allena e ha delle potenzialità. Ecco, queste potenzialità a volte riesco a esprimerle, mi piace, mi sento fortissimo, bravo, altre volte, c'ho questa testa che è lì, testa di cazzo fondamentalmente, che mi viene contro. Quindi appunto ci tenevo proprio perché lo sento mio come argomento, e se vi rispecchiate in questo tipo di approccio, in questo tipo di atteggiamento, beh, sappiate che non siete soli e che probabilmente siamo la maggior parte, perché non siamo professionisti, perché abbiamo bisogno di ritagliarci il tempo per andare ad arrampicare, perché magari non abbiamo iniziato da piccolini, tutti noi non abbiamo iniziato da veramente piccoli, e quindi abbiamo dovuto riassestare la nostra vita in funzione di questa attività magica, e in più siamo portati ad avere questo tipo di approccio rispetto alle problematiche, agli ostacoli, al superamento di essi. Metteteci tutto quello che volete. Uniamo le forze e veniamo a capo. Non vergogniamoci di dire che abbiamo paura di riuscire. Non vergogniamoci, perché è così che funziona. Dobbiamo ammettere di avere fottutamente paura e in qualche modo trovare la chiave per poterci innamorare di quella paura e, provandola inaspettatamente, cadere in quello stato di trance che ci fa diventare un tutt'uno con quello che dovremmo fare in quel momento, che è tutto in noi, è insito, ci sta, perché siamo bravi, siamo scalatori e lo sappiamo fare. Basta, qualsiasi sia il vostro grado, chi se ne frega del grado, raga, basta questi gradi, basta, diamogliene che ci siamo. Ciao raga, alla prossima.